Allora, Gianni Alemanno, stamattina un momento importantissimo per il rilancio del Sud, o perlomeno per mettere una prima pietra miliare per un potenziale rilancio. Sì, noi sottolineiamo il centrodestra per poter governare l'Italia e tornare a vincere la sfida del Sud. Ed è un appello che noi facciamo soprattutto ai sovranisti, al polo sovranista, presentato da noi del Movimento Nazionale, della Lega. Dobbiamo da un lato strutturare una grande organizzazione politica radicata nel territorio, dall'altro lato lanciare un progetto che parli di noi, lavoro e di sviluppo nel Mezzogiorno. Non posso non farti una domanda sullo stallo del governo. La sensazione, può darsi che sia mia personale e che mi sbagli, è che il Movimento 5 Stelle stia trovando un alibi, un partner sul quale poi scaricare eventuali fallimenti. Questo è difficile dirlo perché il Movimento 5 Stelle non è facilmente interpretabile nelle loro contorsioni mentali. Io credo che un governo fra PD e Movimento 5 Stelle avrebbe una sua logica, perché la vecchia sinistra è il PD che si incontra con la sinistra del Movimento 5 Stelle. Ma noi saremo l'opposizione e chiediamo con forza che si torni il più presto possibile a votare con la nuova legge elettorale, perché è chiaro che oggi non c'è una maggioranza in grado, non dico di governare, ma di dare un progetto politico al Paese. Quindi bisogna tornare a votare e fare in modo che il Movimento 5 Stelle venga abbattuto qua nel Mezzogiorno. Grazie Gian. Mario Landolfi, stamattina si parla finalmente di Sud, mi pare che lo si faccia in maniera concreta e costruttiva. Sì, insomma, ci sono molti interrogativi ai quali dare risposta e naturalmente bisogna inquadrare il tema del Mezzogiorno nel più vasto ambito della crisi dello Stato nazionale. Perché il Mezzogiorno ha recuperato rispetto al Nord solo quando è esistito uno Stato forte, capace di dare un indirizzo politico-economico al Sud. Sono stati gli anni nei quali, mi riferisco agli anni del dopoguerra fino ai primi anni 70, il divario tra Nord e Sud ha registrato la sua il suo delta più piccolo. Poi con l'intervento delle regioni, la nascita delle regioni e tante altre cose, questo delta si è allargato e oggi si è allargato ancora di più. Quindi bisogna parlare del Sud partendo dal ruolo dello Stato nazionale. Sì, un momento di approfondimento, come diceva ben lei, importante, ma soprattutto risolutivo di alcune problematiche. Noi abbiamo necessità di una nuova e rigenerata classe dirigente. Non parlo appunto di proposito di rottamazione, perché la rottamazione ha portato a risultati nefasti che viviamo oggi e stiamo ancora vivendo sulla questione governativa. Quindi abbiamo una classe dirigente che deve rigenerarsi, deve partire dal Mezzogiorno, che ha risorse, che ha cultura, che ha specificità, turismo, agroalimentare, per avviare un processo di integrazione che porti Napoli e il Mezzogiorno un ponte di libero scambio verso il Mediterraneo. La vera sfida è uno sviluppo di tutto il Mediterraneo, che deve vedere Napoli capitale di quello che fu una volta un regno importante, che creò anche delle aspettative non solo sociali ma anche economiche.